Prestare attenzione ai falsi miti come quello targato Antonello Montante per evitare che interi settori della società vengano danneggiati. Maggiori controlli sull'attività delle prefetture per fronteggiare in maniera efficace il business dei gruppi criminali in materia di immigrazione e anche evitare bavagli al diritto di cronaca. Sono questi alcuni dei punti salienti toccati dal presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra quando si è fermato a parlare con i cronisti in occasione dell'incontro svoltosi alla biblioteca Scarabelli sulle attività della commissione antimafia. Il senatore ex 5 Stelle ha puntato parecchio l'accento sul caso Montante, mentre è stato più restio a parlare delle recenti audizioni svolte dalla commissione antimafia a Caltanissette e anche su eventuali nuovi strumenti che la politica può dare in termini legislativi per contrastare fenomeni quali quello della corruzione. Questa è la città che ha prodotto un falso mito, quello di Antonello Calogero Montante, cui tanti hanno dato credito e che è riuscito attraverso trame per nulla conformi a legge a inquinare tantissime amministrazioni pubbliche attraverso metodiche squallide, per non dire altro. E questa è un'occasione per ragionare con la città, con chi voglia della città, perché poi certe incistazioni avvengono perché i tessuti evidentemente erano favorevoli, di questioni che sono tuttora presenti non soltanto nel mondo siciliano ma anche nel mondo nazionale, perché ricordo a me stesso che Antonello Calogero Montante era arrivato ai piani alti non solo di Confindustria Sicilia ma anche di Confindustria Italia e fra l'altro frequentava il Viminale con una certa facilità. Ma mi sembra che recentemente il dottor, l'avvocato Angelino Alfano, ex ministro prima della giustizia, poi dell'interno e poi infine degli esteri, sia stato insignito del cavalierato di Gran Croce da parte del Presidente della Repubblica, o sbaglio? E perché non lo dite anche voi? Sergio Mattarella ha dato il cavalierato di Gran Croce, e qui in Sicilia ci tenete parecchio ad essere insigniti di titoli che poi servono, magari, e questa è una semplice ipotesi, per spacciarsi per ciò che non si è. E se poi mancano i controlli amministrativi, che sono un obbligo per la prefettura, poi tutto quanto si traduce, qualora il comportamento sia delittuoso, in azione repressiva da parte della procura. Ma la procura, anche qualora abbia la volontà di perseguire il reato, forse non ha a disposizione tutte le risorse necessarie per fronteggiare un fronte enorme.